Questi sono i ragazzi del liceo che tornano. Vedi come tornano a Sì. scuola, tutti con le mascherine, tutti distanza di sicurezza, tutti in controllo con l'app sul telefonino. Nelle aule ci sono banchi distanziati, addirittura hanno fatto i tavoli di plexiglass perché fossero più facili da pulire. Ognuno avrà la sua sedia. Scusa È Giovanna, un voglio virus farti vedere che fa paura e se deve stai con essere noi ancora un ripreso. attimo. Chiedo alla regia di anticipare quel nostro reportage girato dai nostri colleghi francesi che racconta quanto siano capaci i cinesi di, diciamo, di fare non solo contact tracing, ma proprio di imporre un vero e proprio stile di vita grazie al controllo, diciamo, elettronico, no? Hanno creato una vera e propria intelligence interna capace di traccare ogni singolo comportamento dandogli anche un voto, e questo probabilmente spiega anche la loro capacità e il successo che hanno avuto nel controllo. Se la regia è pronta, vorrei mostrarvi questo formidabile reportage, guardate. Quando ha compiuto 18 anni, Yung Lu ha ricevuto un credito di 1000 punti, che varia a seconda delle sue azioni. Gettare un pezzo di carta per terra è un atto di inciviltà che le costa 50 punti. Attraversare col rosso, meno 100 punti. Ma se Yung Lu decide di aiutare il prossimo, ad esempio donando il sangue, il suo credito risale 900 punti. Segnala la presenza di un delinquente alla polizia? Il suo credito sale fino a 1100 punti. Da questo credito dipende il suo posto nella società. Al di sotto di una certa soglia, rischia di non avere più un'esistenza sociale. Vi sembra incredibile? Eppure questo sistema di classificazione sociale esiste già. Viene testato in 43 città della Cina e serve per schedare gli abitanti. Si chiama credito sociale. Chi non rispetta le regole viene sanzionato e talvolta umiliato pubblicamente. Come succede in questo cinema, dove le foto dei reietti sono mostrate a tutti. In un'altra città è stata imposta una suoneria telefonica speciale che imita la sirena della polizia. La Cina sta mettendo a punto una serie di strumenti per una sorveglianza totale. Il paese più popoloso del mondo può controllare ognuno dei suoi cittadini, 1.390.000.000. Per aver protestato contro l'espropriazione di una casa, queste due donne sono finite sulla lista nera. Da allora non hanno più gli stessi diritti degli altri cittadini. Guardate, sto cercando di comprare un biglietto aereo Shanghai-Pechino su internet. Compare un avviso che dice: il passeggero è una persona sottoposta a limitazione di consumi di lusso. Per qualsiasi informazione potete contattare il tribunale. Essere sulla lista nera mi complica la vita negli spostamenti, ma è ingiusto anche per i miei bambini. Non ho il diritto di fargli frequentare una scuola privata, non possiamo comprare un'auto o aprire una società. Non posso avere una carta di credito e i miei soldi sul libretto di risparmio sono bloccati. Queste due donne hanno provato a fare ricorso, ma hanno ottenuto soltanto ulteriori sanzioni. Ecco Giovanna, un fortissimo controllo sociale, potremmo dire, diciamo, no? Che ha consentito, poi sappiamo, soprattutto a Wuhan, il controllo del virus, diciamo, no? Da un certo punto di vista il vantaggio di un sistema così, diciamo, controllato è evidente in questo caso, no? Assolutamente, è la doppia faccia, no? È la doppia faccia del controllo. Il controllo
fatto fin di bene per bloccare il virus e il controllo delle tue libertà politiche, intellettuali, individuali. Le due signore certamente non avrà aiutato questa intervista fatta con una TV straniera. Quelli Sì, sono TV altri dubbi francese, che se ne vanno sì. sicuramente. Bene, grazie Giovanna Botteri. Adesso